Dai, su, non fare così. Ma non devi essere gelosa. Ti dico che non è il caso. E tu sei nata bella, e è chiaro che dovendo disegnare un'altra vettura di successo era evidente che la disegnassero un po' a tua somiglianza. Dai, non fare così. Ma sì, sei sempre la più bella del reame. Non devi essere gelosa. Anche perché guarda, è così piccolina, è così carina e poi ti assomiglia tanto, assomiglia veramente tanto alla sua mamma. Ragazzi, è arrivata finalmente, assomiglia tanto al Grand Cherokee, ma nasce per essere una vettura con tanto carattere e tanta personalità e per questo vi garantisco, non chiamatela Cherokeena o potrebbe graffiare. Gli esterni della nuova Jeep Compass si distinguono per espressività e stile, sono un ulteriore passo avanti per il design di Jeep. La leggendaria griglia a 7 feritoie, il simbolo più emblematico del marchio, è stata ridisegnata per dare a questo SUV compatto un carattere innovativo, una personalità inconfondibile. Abitacolo al top, non ci si poteva aspettare nulla di diverso, se fuori è bella, dentro è ancora meglio. A bordo ci si lascia guidare verso un futuro fatto di raffinatezza ed eleganza, di sellerie con materiali di pregio ed elementi iconici del marchio Jeep. Gli interni di questa nuova vettura sono stati plasmati su misura del comfort del guidatore e dei passeggeri. Con la semplice pressione di un pulsante, il portellone elettrico disponibile in opzione si aprirà dandovi accesso a una spaziosa area di carico. Grazie al sedile anteriore ripiegabile e al pianale di carico posteriore su 3 livelli, c'è tutto lo spazio necessario per riporre tutte le vostre attrezzature. Compass vi trasporterà in un mondo dove l'intelligenza incontrerà l'innovazione, con il nuovo sistema U-Connect di quarta generazione che offre un'ampia gamma di funzionalità per la navigazione, l'intrattenimento e la comunicazione viva voce. Questo sistema sfrutta al massimo le potenzialità dei vostri smartphone e resterà connesso grazie alle nuove funzionalità del sistema U-Connect da 8,4 pollici. Jeep Compass è dotata di serie di 6 altoparlanti distribuiti all'interno dell'abitacolo per un'esperienza sonora avvolgente. L'impianto audio Beats Audio Premium 2, disponibile su richiesta, offre ben 9 altoparlanti dotati di amplificatore a 12 canali e subwoofer. Tra le motorizzazioni disponibili, quella che stiamo guidando in questo momento è il 140 cavalli 2000 multijet con ben 350 Nm di coppia. Il quadro strumenti TFT a colori da 7 pollici è disponibile su Jeep Compass Limited e Trailhawk. Esso dispone di una funzionalità riconfigurabile che consente ai guidatori di personalizzare le informazioni contenute nel quadro strumenti. Il display è progettato per comunicare le informazioni in modo visivo utilizzando elementi grafici e testuali con rapidità e semplicità. Attraverso i pulsanti disponibili sul volante, il conducente può personalizzare lo schermo e visualizzare la quantità di informazioni desiderata. Il sistema è intuitivo ed è possibile configurare un'ampia gamma di modalità di visualizzazione. Il monitor al centro della plancia è veramente imperiale, tutte limpide, nitide, le funzioni selezionabili semplicemente dal touchscreen. E poi nella zona della plancia centrale sono tutte le funzioni legate invece alla climatizzazione, la possibilità di collegare qualsiasi dispositivo multimediale e poi, questo è un tasto molto importante, anzi una rotella, che comanda la trazione integrale. La nuova Compass è offerta con 2 motorizzazioni diesel e una benzina, abbinate a 2 tipologie di trasmissioni. Il cambio automatico a 9 marce, disponibile sui modelli a trazione integrale, oppure il cambio manuale a 6 marce per la versione 2x4. La versione che stiamo provando grazie al gruppo Fassina monta l'efficace motore turbo diesel multijet 2 da 2 litri. È caratterizzato dall'innovativa tecnologia multijet di seconda generazione, da 4 valvole per cilindro e da un doppio albero a cammi in testa, azionato a cinghia. Questo propulsore eroga una potenza massima di 140 cavalli ed è disponibile sia in abbinamento al cambio manuale a 6 marce che al cambio automatico a 9 marce.
Andando a selezionare questo tastino up con questo simbolo U, vedete, si apre un mondo, è il mondo di Uconnect Live. Il sistema Jeep Active Drive, attivato dall'innovativa unità di trasmissione della potenza PTU, è completamente automatico e assicura un passaggio fluido dalla trazione integrale alle due ruote motrici a qualsiasi velocità. Questo sistema non richiede alcun intervento da parte del guidatore e si adatta al sistema di gestione della trazione Select Terrain con quattro modalità. L'Active Drive è in grado di correggere l'imbardata e riesce a fornire alle ruote posteriori una coppia massima di 2000 Nm. Il sistema Jeep Active Drive Low va invece a potenziare ulteriormente il Jeep Active Drive, portando il rapporto finale di riduzione a 20 a 1 per un rendimento 4x4 Trail Rated, con l'esclusivo sistema Select Terrain che gestisce 5 modalità, assicurando prestazioni fuoristrada di primissimo livello con il sistema Select Speed Control e con Lilla Descent Control. Citazione particolare meritano il volante, super ergonomico, super ben rifinito con tutti i tasti per qualsiasi esigenza il guidatore voglia espletare senza staccare le mani dal volante. E poi guardate la strumentazione, un fantastico mix di analogico e digitale con i due strumenti simmetrici ai due lati estremi, e poi nella zona centrale uno schema abbastanza classico ormai, però molto molto ben visibile anche graficamente, da elogiare. C'è da giurarci che sarà un altro grande successo, forse al pari o addirittura superiore a quello della sorellina Renegade, che vi ricordo ancora è il secondo SUV più venduto in Italia. Fate un salto al gruppo Fassina nelle due sedi, in Verona 15 al Car Village, in via Grassi 98 a Milano, per provarlo, perché solo provandolo su strada vi renderete conto del livello incredibile di questa nuova Jeep Compass. Prezzi a partire da 25.000 euro. Vi aspettiamo.